Giovanni Battista disse ai farisei che erano venuti a lui nel deserto: fate dunque frutti degni di conversione. L'originale parola greca per il pentimento, metanoia, infatti significa cambiare la tua prospettiva o punto di vista dall'ordinario punto di vista, assumendo invece uno punto di vista più ampio, quello del io più profondo, dove Dio dimora. Per ognuno di noi questo sarebbe una sorta di risveglio o una sorta di nuova nascita, il frutto di una prospettiva più profonda che viene alla superficie. Più ci permettiamo questa prospettiva a crescere in noi, quanto più si vive come l'uomo nuovo che San Paolo cita, uomo nuovo che, come dice lui, è creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità vera. Siamo chiamati a camminare nello spirito della nuova persona, l'uomo nuovo. Possiamo permettere che questo accada più ci resto felicemente in Dio, invece di riposare nel mio uomo naturale o io ordinario. Noi di solito trascorriamo la vita con il punto di vista ordinario, quello dell'uomo naturale, come San Paolo lo chiama. Questa visione è oscurata. È come indossare occhiali da sole scuri in un bel tempio di notte. Non si può vedere la bellezza. Paolo dice ai Corinzi: l'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. Agli Efesini disse che certe persone sono accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio, a causa dell'ignoranza che è in loro e per la durezza del loro cuore. Dio, attraverso Cristo, ci dà l'inabitazione del suo Spirito Santo. Pertanto, come San Paolo dice ai Corinzi, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. È l'uomo vecchio, o l'uomo naturale, che si è andato, ed è l'uomo nuovo che è arrivato in Cristo, perché, come Paolo dice ai Colossesi, vi siete infatti spogliati dell'uomo vecchio, con le sue azioni, e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine del suo Creatore. È il frutto della prospettiva superiore, più profonda o più elevata, è una pace, è la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza.